Salve a tutti il mondo in questo nuovo video. Oggi finalmente accenderemo il mio scooter di nuovo. Qua non si vede, lo so che non si vede perché c'è buio. Vediamo che tramonto c'è fuori, andiamo a vedere. Ecco qua. C'è la moto qua. C'è la panna qua. Guardate che tramonto che c'è. Che tramonto, guardate che tramonto. Veramente un bellissimo tramonto, cioè, guardate. Oh, comunque ritorniamo là, nello scooter elettrico, vi voglio far vedere lo scooter elettrico, come devo mettere a posto. Ed eccoci qua, il mio scooter. Allora, questo scooter qua sta fermo da 2 mesi qua. Chissà se funziona ancora, ma io penso di sì. Ma lasciate stare, sono tutti i barattoli qua, c'è tutto in disordine, però io penso che funziona, guardate, pure lo scarico qua. Ora vediamo se sarà fatta piena di polvere. Ovviamente dovrò fare manutenzione a questo motore. Cioè, ci dovrò mettere giusto un po' di olio sulla catena e gonfiare le ruote. Questa è la manutenzione per. Poi si deve pure un po' pulire dalla polvere. Sì, si dovrebbe pulire dalla polvere. Guardate il logo della Volkswagen. Ce l'abbiamo messo noi, vedete? Ci si è fissato. Il mio e-scooter, vedete? Che poi l'ho creato pure su Automation, questa bellezza di questa bestia di veicolo a 2 ruote. Che diciamo, lo mettiamo a posto? Sì, lo mettiamo a posto e ci facciamo dei giretti. Giusto per vedere come va. Ora accendiamolo così proviamo come va, eh. Ok, eccoci qua. Ora mettiamo questa sedia qua. Appoggeremo su questa sedia così vediamo meglio com'è. Ok, ecco qua, l'abbiamo messo sulla sedia. Ora accendiamo. Dopo 2 mesi l'accendiamo, dai. Ecco qua. Guarda, funziona tutto bene, penso di sì. Guardate. Acceleriamo. Guarda, è proprio scarico. Guardiamo se si muove la ruota. Fa fatica a muoversi. Ok. Cos'è scarico che non si gira nemmeno? Guardate. Guardate come fa. Oddio, è caduto pure là. Va bene, meglio. Mo' ci metto un po' di olio. Un po' di olio sulla catena. Gonfio le ruote un attimo. Poi lo devo pure caricare perché sentite come fa. Meglio non fare più, se no si può bruciare quel motore, si può bruciare. Allora, prendiamo l'oliatore. Per metterci l'olio. Questo si è pure attaccato. Mettiamoci un poco di olio. Ma forse è meglio metterlo da qua sotto. Vediamo così, ecco così, è meglio. Si mette a fuoco. Vedete come si mette qua. Ecco qua, l'olio che esce. Non è neanche buono questo olio, guardate com'è. Sembra l'olio degli alberi, sembra miele però. Guardate. Non è buono, ma ci metto il WD-40. Mi sa che è meglio il WD-40. Questo non è buono, togliamolo da lì. Mettiamolo qua a posto. Prendiamo il WD-40, dov'è? Ma mi sono fatto pure in mani appiccicose. Guardate, tutto pieno di olio. Mamma mia, me lo lavo un attimo. Ecco dai. Prendiamo il WD-40 ora. Eccolo qua, mettiamo dove stanno le parti arrugginite, vedete? WD-40. Mettiamo dove stanno le parti arrugginite. Ecco qua, ci ho messo pure la cannuccia, vedete? Per spruzzare meglio. Ora questo dovrebbe funzionare meglio, sì. Assolutamente sì che funziona meglio. Oh, forse mi ho spruzzato un po' troppo.
Oh, questa sega è buona, eh. Guardate, guardate come va. Lo spruzziamo, stiamo attenti. Così si va piano piano. Sembra bagno schiuma. Oh, un poco bagnato. Poi non fa niente. Ma dove dobbiamo spruzzare più? Qua dentro. Dove sta il motore, vedete? Uso il WD-40. Spruzzo là dove sta il motore. Così per far girare meglio gli ingranaggi, vedete? Un altro poco là, giriamo un po' con la ruota, vedete? Devo girare un poco così. Mo in questa parte qua, un altro poco. Mo un'altra volta solo ancora e poi basta. Facciamo girare meglio. Mo sto girando con la ruota perché la batteria è scarica, non ce la faccio. Un'ultima volta, ora. WD-40. Ok, mo basta, va bene così. Giriamo un altro poco. Ora è lubrificata la catena, vedete? Ci ho messo il WD-40, così forse è meglio del grasso, perché quella era tutta appiccicosa. Ora devo solo gonfiare le ruote e caricare la batteria e stiamo a posto. Ok, questa è la ruota anteriore. Ora devo gonfiare la ruota anteriore. Dove sta qua? Ora lo svitiamo. Ecco, l'abbiamo svitato. E ora gonfiamo. Oh. Gonfiamo. Se si gonfia qua, oh. Questo mi sa che si deve un po' liberare. Rimettiamolo. E ora dovrebbe andare bene. Ora si gonfia. Facciamolo gonfiare, vedete? Lo stiamo gonfiando. Ci vediamo dopo. Quando ho gonfiato sia la ruota anteriore, vedete? Mo si vede che ancora. Non è tanto sgonfia. Prendiamo pure la ruota posteriore che è tutta consumata, guardate. Ora finisco di gonfiarlo, poi ci vediamo a dopo. Ok, ora ho finito. Ho gonfiato sia la ruota anteriore che posteriore. Vediamo ora se funziona. Se gira la ruota. Sì, gira, vediamo. Gira, ora riesce a girare la ruota. Qua arriva qua, vedete. Ok, ora lo metto a caricare, vedete che c'è la batteria scarica e quindi ci vediamo dopo quando ho finito di caricarlo. Ovviamente però prima vi faccio vedere come si carica. Allora, vedete, c'è questo alimentatore qua. Ma questo qua si attacca qua. Si mette nella presa giusta. Ma ecco, se non si infila qua, non è questo l'attacco. Non si infila, allora lo devo girare ancora. Ma vediamo se è andato. Ancora non è andato. Ok, forse ora sì. Ancora no. Ok, mo è andato, vedete? Non è andato. Perché questo si deve vedere nella posizione giusta. Ecco, mo è andato, vedete? Ora basta avvitare. Ed ecco qua, attaccato. Poi qua non esce nessuna luce, vedete? Ora devo andare là a attaccare.
Ed ecco, ora fa il giro, vedete, va di là sopra. C'è la luce, arriva fino a qua. Ed ecco qua, si sta caricando, vedete? Ora segna rosso perché non è ancora caricato, vedete? Ora lasciamolo caricare. È meglio non farlo arrivare fino al verde, sennò poi si guasta la batteria, quindi facciamolo stare 15 minuti. Non c'è le mani sporche perché. Ok, ed eccoci qua di nuovo. Questa volta è scaricato, vedete? C'è la luce verde. Quindi si è caricato. Allora stacchiamo qua. Pure qua. E mettiamolo di nuovo sulla sedia. Vediamo come va. Vedete, rebbe, è carica la batteria. È carica. Mamma mia, come va ora questo motore. Sentite. Ma una bestia veramente questo motore. Oh, ora prendiamo. Faccio vedere cosa prendo. Guardate quanti esplosivi abbiamo qua. La metto in dare, la marmitta. Volevo cercare quelli là che cacciano scintille, vedete? Questi qua. Come bonus del video vi faccio vedere una cosa speciale, guardate. Ora mettiamo qua. Mettiamo tutto questo qua. Vedete quanti esplosivi abbiamo qua. Ah no, ho sbagliato a prendere. Ah no. Ma dobbiamo prendere questi qua. Quali sono? Questi qua devono stare qua. Perfetto. Prendiamo questa, la mettiamo qua dentro, guardate. Qua dentro. Mo accendiamo. O prendiamo l'accendino ora. Guardate, c'è l'accendino proprio qua, guarda. Guardate che accendino. Mo vediamo la cosa bella. Aspettate che fissi il telefono. Lasciate like solo per questo. Una cosa veramente bella. Ok, guardate. Si accende. Questo non si accende meno forse. Oh no, si accende, si accende. Oh, guardate, guardate. Guardate quanto è bello. Ma tra poco diventa incandescente, guarda. È finito. Mamma mia. La prossima volta ci metto i miei petardi qua dentro. Mo' scotta, non lo posso toccare, la tolgo dopo. Che devo dire? Spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di mettere like, di iscrivervi al canale. Grazie per like, grazie per l'iscrizione. Ma soprattutto grazie per aver dato questo video. E noi ci vediamo al prossimo video che ci metteremo direttamente un petardo nella marmitta, nello scarico. Ciao ciao!